Credo che io faccio anche un po' di fatica a parlare oggi perché credo che voi tutti quanti capirete che per me è anche un giorno molto emozionante. Ci sono stati negli ultimi 2 o 3 mesi tutta una serie di speculazioni, di situazioni che si andavano creando su quello che poteva e doveva essere il futuro della Juventus, a cui chiaramente contestualmente, come tutti voi più o meno immaginate, perché corrispondevano anche una serie di riflessioni interne a noi della famiglia. E ho accettato questa sfida perché ritengo sicuramente di poter dare un contributo importante nello sviluppo futuro di questa società. Nello sviluppo di questa società che poi vuol dire per me personalmente lo sviluppo di quelli che possono essere i risultati della squadra e della mia squadra del cuore. Signori, benvenuti a casa. Lo Juventus Stadium dopo il vernissaggio di giovedì, la prima storica in campionato contro il Parma. Arriva in zona tiro il destro, pallone morbido, inserito sotto porta rete, il vantaggio della Juve. Pirlo può arrivare in zona tiro, cioè che invece l'assist, pallone morbido, Marchisio! Marchisio, Vucinic, ancora per Marchisio, Claudio, Marchisio! Parte del Piero, rete del Piero! Ma che giocatore è? Juventus Stadium! Ma che giocatore è questo, diciamolo! Sei campione d'Italia con un turno di anticipo, vince il campionato da imbattuta. Dallo Juventus Stadium di Torino, la prima dei campioni d'Italia, Juventus Parma. Buonasera da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Contro uno di Asamoah, va via Asamoah, la mette dentro. La Juventus passa il vantaggio con Lichtsteiner. Pirlo passa, Ammirante lo aspetta lì. Andrea Pirlo 2-0. Pogba! Gol! Pogba! Golasso di Pogba! Golasso! Pogba, calcio straordinario di Pogba che poi va al cross, deviato, secondo palo, attenzione Giaccherini, 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 forse il gol che può valere lo scudetto al 92esimo, Giaccherini dalla panchina, Juve a più 9. Corre per Quagliarella, che andrà a tiro con il destro, Fabio! Per il vantaggio della Juventus, all'andata ne erano passati 18 secondi. Vidal ha recuperato palla al limite dell'area di rigore, dentro per Quagliarella, posizione regolare, Quagliarella la mette in mezzo, Alessandro Magni. La Juventus per il secondo anno consecutivo è campione d'Italia. Di ritorno a Pogba, Pogba porta vuota, Tevez, rete, Juventus in vantaggio, La Paz.
si apre con palla, entra il pallone a cercare Vidal, a pari rete! La Juventus è in vantaggio con Arturo Vidal! Va Carlitos, Tevez! Carlitos! Tevez! The corner comes in, off the crossbar, and headed in by Paul Pogba! Zonatino! Studia la situazione, tre in barriera per il Napoli, fischio il direttore di gara, parte il tiro di Pirlo per il rete, è un gol fantastico di Andrea Pirlo, è un gol fantastico, è una magia, è una cannonata sotto l'incrocio dei pali. Per Vidal dentro a cercare Pogba, da Pogba il tiro e la palla in rete, il terzo gol della Juventus con Paul Pogba, perché questo è un fenomeno. Corsa breve, parte Pirlo, rete, un gol fantastico. Ha detto Tevez, posizione regolare, Tevez va sul destro, Tevez, pareggia la Juve. Dentro Lichtsteiner, palla dentro, dentro lo spazio, ora va in rete, la Juventus è in vantaggio, con Pablo, dallo spazio. 102 signori, stampatevi bene questa cifra, scrivetevela ovunque perché la cifra è difficilmente si potrà battere. Mister, ci troviamo qui perché ha un messaggio molto importante da trasmettere. Qual è? Sì, in effetti c'è da comunicare la rescissione consensuale del contratto tra me e la Juventus, che ci legava anche ancora per quest'anno. Qui con me appunto Max Allegri, che voi ben conoscete. Per me è un onore, è stato un fulmine a ciel sereno ieri quando sono stato chiamato per dare la mia disponibilità ad allenare la Juventus. Capisco lo scetticismo dei tifosi. Noi Allegri non lo vogliamo! Noi Allegri non lo vogliamo! Perché in un giorno praticamente è cambiato l'allenatore della Juventus. Come conquistarli? Con i risultati, col lavoro, con il rispetto e con la professionalità. Buon pomeriggio amici, benvenuti, questa è Juventus Roma, da uno Juventus Stadium praticamente tutto esaurito. Arturo Vidal, Bruno Perez che ancora fa tutto il campo cost to cost, Bruno Perez cost to cost, che gol pazzesco del brasiliano. Va a cercare un po' di spazio, non c'è fallo di Bonucci che gli porta via il pallone, allora Morata forse per l'ultima occasione della Juve, dentro il pallone per Vidal, si libera Pirlo. Quanto manca? Ma 4 secondi. Calma. È pronto al tiro, lo effettua con il destro! A due secondi dalla fine del tempo! Mette forte tesa subito, Siri! Tiro! Liberen! Pjanic! Riparato bene Vecini, va al limite, e Temari! Movimento in area di rigore, parte il cross, di Sotti, il colpo di testa! Ha pareggiato il Frosinone!
ha pareggiato il Frosinone allo Juventus Stadium. In area di rigore, Higuain da rete! Higuain! Altro gran gol! Sansone, va Sansone, la palla in rete! Va in vantaggio il Sassuolo! In questo momento non è il momento di parlare del titolo, è di parlare del derby sabato contro il Torino. Quadrado, il velo, attenzione, verso Poppa, destro di Poppa, e la palla in rete, la Juventus è in vantaggio, con Poppa, al minuto numero 19, Juventus 1, Torino 0. No, Poppa, largo, Alexandro, però il vento, attenzione, Quadrado, e la palla in rete, la Juventus è in vantaggio. Va a metterla in mezzo, Dybala la controlla, Paolo! Dybala! Pronto? Allora via, si parte, buon divertimento con il Juventus e Napoli. Momento non è il momento di parlare del titolo. Vincere non è importante, ma è l'unica cosa che conta. Zaza, commento, Zaza, attenzione, Zaza tiro, la palla in rete, la Juventus è in vantaggio, la Simone Zaza, al minuto numero 88, Juventus 1, Napoli 0, Zaza! Papà sponda per il piazzato di Mario Mandžukić, Karinić che va col destro, entra nel pareggio Viola e poi piazzato al gol 2-1, Morata, parte Karinić col destro, Buffon e poi la deviazione, Buffon ancora a blindare la vittoria bianconera. Va bene, a Samoa, prova a mettere in mezzo, attenzione, che tira ancora tutto solo, quando rimane lì, rete, rete, proprio lui, incredibile, dopo pochi minuti, lascia il segno, Higuain, Gonzalo, Higuain, mette dentro ancora Higuain, prosegue l'azione, che lì attraversa, Dybala, gran gol, Juventus in vantaggio. Il attacca, grande dribbling, arriva con Alexandre, Higuain al limite, Higuain, parte il tiro, rete, Higuain. Va Dybala in porta, Paolo Dybala, il pareggio della Juventus. Poco sotto per servire, che dire, in area, cerca colpo di testa, occhio a Higuain. E in vantaggio la Juventus, 2-1. Evidentemente c'era bisogno di forze fresche, questa è l'interpretazione di Ajlović. Higuain! Pensa lui! Attenzione a Quadrado, zona tiro, Quadrado, gran botta, rete! Gol meraviglioso! Quadrado manda in estasi lo Juventus Stadium! Pallone dentro, Verre, Benatia, il tiro, rete! Juventus in vantaggio, Bacca, rete! Il pari del Milan, al volo! La conclusione di Higuain, se la butta in mezzo a cercare Higuain, non ci arriva Paletta, Higuain, Donnarumma mostruoso! Ma non è finita, Lichtsteiner continua la sedona Juve, Lichtsteiner la mette in mezzo, vuole un fallo di mano, Massa ci pensa, calcio di rigore!
calcio di rigore all'ultimo secondo. Ricorsa lunga per l'argentino, parte Dybala e la sinistra, rete! Juventus in vantaggio all'ultimo secondo con il calcio di rigore di Dybala. Fischia Mazzoleni, la Juventus ancora una volta è campione d'Italia per la sesta volta consecutiva, lo scudetto è bianconero, un record straordinario. Buonasera a tutti voi e veramente da parte mia un grandissimo piacere. C'è un pubblico più vasto, c'è anche, ed è importante, il mondo del calcio. Deve essere una nostra volontà. Oggi dobbiamo continuare a voler cambiare e mutare. Questo logo ci serve per definire non solo un senso di appartenenza, ma per definire uno stile. Subito cross, la girata, è Mario Mandzukic. VAR per la prima volta, calcio di rigore, col destro Buffon, è sempre Buffon. Dybala può andare, condizione regolare, uno contro uno, Paolo Dybala. Di prima, grande azione, Higuain. A scavalcare Brignoli, dall'altra parte con il destro indietro, Higuain. Via, si parte, allora buon divertimento con il Lazio Juventus. Dybala la tira ancora, il cuore del centrocampo. Dybala si allarga per Douglas Costa, attenzione va la Juventus. Douglas Costa in appoggio per Alessandro. Viene ribattuto ma non è finita. Rugani con il piattone per Dybala. Da Paolo, attenzione, Dybala, attenzione! Dybala! 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 La Juventus è in vantaggio! E mi ritroverò 93! Paolo Dybala! Un gol strepitoso! Strepitoso! Strepitoso della gioia! Paolo Dybala fa esplodere il settore arbitri! Una grande notte di calcio, la prima di quattro finali, da giocare con le passioni, con orgoglio, con le fantasie e con vigore. La Juventus a quattro giornate dal termine, con un punto di vantaggio sul Napoli, sbarca a San Siro. Matuidi, attenzione, si abbassa, Douglas Costa! La Juventus è in vantaggio! Cancelo, la carezza bene, Icardi, è gol! Il tiro, una mischia, è gol! Autogol di Barzagli! Il tocco per Dybala, ma Paolo ancora, Dybala passa in mezzo per Cuadrado, attenzione, Cuadrado in mezzo! E la rete, Cuadrado, 2-2! Tedeschi ancora, un uomo di fronte, fa Federico Bernardeschi, fallo, calcio di punizione per la Juventus! Sato però, che tarda ad arrivare, ora fischia, Dybala! Il traversone in mezzo, attenzione, come in testa la rete! Higuain! La Juventus è in vantaggio! Gonzalo Higuain! 3-2! Higuain! It's a remarkable night indeed in the career of one of the world's greatest players, Cristiano Ronaldo. Tonight he has now confirmed he is switching the white of Real Madrid for the black and white of Juventus.
dalla bandierina alla Juventus, palla che passa, incredibile palla in rete, Cristiano Ronaldo, la prima volta in Italia di CR7. Rimando dall'altra parte, Emre Can cerca Ronaldo che può far doppietta, Ronaldo ha fatto doppietta, 2-0 per la Juve, 2 in un colpo solo per Cristiano Ronaldo. Alessandro vuole il cross e lo trova in mezzo verso Mandzukic, la Juventus è in vantaggio, al minuto 8, Mario Mandzukic. Il tiro di Higuain e la palla sul palo, il palo di Gonzalo Higuain, Cancelo può salire, Cancelo ancora dentro l'area di rigore, Cancelo la parata, Ronaldo, il raddoppio della Juventus, Cristiano Ronaldo esplode il settore ospiti, ancora lui, ancora Cristiano Ronaldo. Ronaldo, zona tiro, Ronaldo forte, bellissimo, la Juve trova il vantaggio, raddoppia due volte, Ronaldo, il servizio è largo, Ken, destro, ancora Ken, sono 10 gol in Serie A per questo ragazzo. Massimiliano Allegri lascia la Continassa, un saluto ai giornalisti con i fari e via. Per la prima volta dopo 5 anni esce dai cancelli del centro sportivo sapendo di non essere più l'allenatore della Juventus. Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti qui oggi. Il benvenuto a Maurizio Sarri, il nostro nuovo tecnico. La sensazione è stata forte. Fears of a serious coronavirus outbreak in Europe are growing as Italy confirmed further deaths related to COVID-19. Tens of thousands of people in the country have been placed in quarantine to try to contain the spread. Particularly in the 5 worst hit regions in Italy, we're seeing Serie A matches being cancelled, 5 so far, including Juventus's game at home to Inter Milan. Juventus torna in campo ad una settimana di distanza dalla data originale. Oggi i bianconeri recuperano la gara contro l'Inter. Still going here, Blaise Matuidi to pull it back for Ronaldo and Ramsey! Huge, huge goal in the context of this Serie A season. Touch there from Ramsey and Dybala! Oh, it's a thrilling goal from the substitute Paolo Dybala. Miralem, è una finta per Ronaldo! La sterzata, la conclusione di Ronaldo, lascia il pallone Otero! Federico! Bernardeschi! Fratelli bianconeri,
sorelle bianconere, ovunque ve siate, la Juventus è campione d'Italia per 9 volte consecutive. Siamo campione d'Italia, più forte. Siamo decine di milioni nel mondo, siamo milioni in Italia e siamo centinaia di migliaia in questa città. Sappiamo gioire, sappiamo soffrire, sappiamo stringere i denti, sappiamo vincere. Noi siamo la gente della Juve. Siamo gente che si riconosce quando si guarda negli occhi. Occhi che sanno accettare i risultati conseguiti sul campo. Su un campo verde come questo. Solcato da linee bianche che definiscono il nostro destino. Linee che non mentono. Perché il campo dice sempre la verità. Oggi scriviamo un nuovo capitolo di questa leggenda. Una leggenda che supera amarezza e gioie. Una leggenda che supera i presidenti e i calciatori. Una leggenda che ha scaldato i cuori di intere generazioni. Una leggenda che oggi entra in casa sua, la Juventus. Quando entreremo qui, a casa nostra, sapremo guardarci negli occhi e i nostri sguardi incroceranno gli sguardi dei nostri ragazzi. Ragazzi che vogliono vincere. Perché vincere è sempre stata la nostra abitudine ed è una bellissima abitudine. Adesso provate per un momento a chiudere gli occhi. Riapriteli e guardate i vostri vicini. Non dimenticate mai le facce dei vostri vicini. Sono le facce della Juve. Le facce che si incontrano dopo 114 anni, quando il popolo bianconero ha finalmente conquistato la sua casa. Abbiamo la nostra casa, abbiamo la nostra magnifica squadra, abbiamo degli straordinari tifosi e saremo sempre uniti, oggi e domani, pronti a gridare assieme fino alla fine.